Salve, salve ragazzi! Chi vi parla oggi è Mr. Karachi e questo è il nostro settimo capitolo della nostra campagnetta in Total War Attila, dove io sono al comando, ovviamente, lo dico sempre, dell'Impero Romano d'Occidente. Ad ogni modo, prima di dire qualsiasi altra cosa, diamo immediatamente la linea alla nostra lavagnetta! La nostra avventura ha luogo nell'Europa del IV secolo d.C. Quello che era l'antico impero romano, dopo secoli di battaglie e conquiste, è ormai arrivato al collasso e si è diviso nell'impero d'Oriente e nell'impero d'Occidente. Noi siamo al comando di quest'ultimo e stiamo cercando di sopravvivere alle ribellioni e all'avanzata barbara da nord. E proprio il nord è il punto più delicato, dato che ormai in Britannia stanno dominando i Caledoni, che possono godere di ben quattro città, e dell'alleanza militare della neonata fazione dei Britanni. Per difendermi da questa avanzata ho quindi creato due flotte in Gallia, che però non hanno funzionato molto bene, dato che un esercito degli Ebdani è riuscito a passare comunque. In ultimo, nello scorso capitolo, ho aumentato i miei partner commerciali, che ora sono i Mauri, i Garamanti, i Geati, i Franchi e l'Impero d'Oriente. Bene, 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 bene. Quindi questa è un pochino la situazione di partenza di questo nostro settimo capitolo della nostra campagnetta Total War Attila. E siamo arrivati nel capitolo scorso al nono turno. Questo è il cambio turno fra appunto il nono e il decimo turno. E vediamo che qui i Giuti cosa fanno? Ovviamente mi attaccano una mia città in Britannia. In Britannia ho solamente due città, di cui una è appunto Londinium, l'altra invece è questa qui, che è una città minore. I Giuti quindi mi distruggono completamente le unità di guarnigione. Non faccio neanche in tempo reale questa battaglia perché era, non sapevo neanche cosa fare, non avevo neanche tanta voglia di dire il vero. Tuttavia, i Giuti sono un po' dei cazzoni, dato che loro saccheggiano solamente la città, mi distruggono completamente le unità di guarnigione all'interno di quella città minore, e per tale motivo, quindi, visto che non c'è più nessuno a difendere quella stessa città, gli Ebdani ne approfittano e semplicemente intrufolandosi all'interno della città riescono a prendermela. E quindi attualmente in Britannia, se prima avevo due città, adesso ne ho solamente una, che fra l'altro è anche sotto assedio, Londinium, appunto, come vediamo lì. E fra l'altro Londinium, oltre ad esserci un assedio, c'è anche un esercito ribelle che si è appunto ribellato, perché gli eserciti ribelli solitamente fanno questo. E fra l'altro il cambio turno è, diciamo, una di quelle cose che mi spaventa sempre tantissimo, perché succedono le peggio cose, come per esempio questa qui. Questo è essenzialmente un esercito ribelle, però sono i separatisti dell'Impero Romano d'Occidente, che io sono l'Impero Romano d'Occidente. E questo cosa vuol dire? Beh, essenzialmente vuol dire una cosa brutta, 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 ossia che sono entrato in guerra civile. La guerra civile, specialmente per me, è veramente un casino assurdo, dato che mi abbassa di ogni turno l'ordine pubblico in tutte quante le mie città, finché appunto la guerra civile non sparisce definitivamente dalla faccia della terra. E quindi io, diciamo che devo essere il più veloce possibile a fare fuori appunto i separatisti, che non sono questi qui sono degli altri ribelli, perché tanto ormai l'abbiamo capito che ogni turno ho qualche esercituzzo ribelle da far fuori, e in questo caso siamo in Gallia, lo faccio fuori automaticamente, se non faccio questa battaglia in tempo reale perché sarebbe stato abbastanza ridicolo, anche se alle volte faccio qualche battaglia in tempo reale, anche se sono abbastanza ridicole perché mi piace farle. Ad ogni modo, quello che succede in questo turno è che io, girando zitto zitto e 4-4, ogni tanto chiedo la pace un po' a tutte quelle fazioni che mi sono in guerra. Qui vediamo che i sassoni accettano questa mia richiesta di pace. È una cosa che non mi aspettavo, visto che uno o due turni fa avevo già provato a fargli la stessa richiesta e avevano rifiutato. E questa è una cosa che mi va benissimo, perché devo cercare essenzialmente di concludere più guerre possibili, in qualsiasi modo. E quindi essenzialmente sono fatto la pace con i sassoni ed ero tanto contento. E qui vediamo che ritornano un'altra volta i separatisti dell'Impero Romano d'Occidente, che essenzialmente quello che fanno è vanno in una mia città maggiore e cercano di assediarla. L'assedio però lo fanno immediatamente, non aspettano nessun turno, ma lo fanno subito all'istante. Questo va a mio vantaggio, perché così facendo la città non degenera, non crollano le torri, non crollano le mura, eccetera. Perché vi ricordo che in Attila più un assedio dura in vari turni, e più la città assediata si degrada, e quindi essenzialmente
È bene che gli assedi nei tuoi confronti finiscano il più velocemente possibile. In questo caso, quindi, come detto, l'assedio viene risolto subito. E questo, a parte che anche se avessero aspettato qualche turno, è vero che la mia città si sarebbe un pochino distrutta, però è anche vero che nel frattempo avevo altre 1000 armate che stavano appunto convogliando tutte quante verso i separatisti, appunto perché ho abbastanza fretta di concludere il più velocemente possibile questa guerra. In questo caso, essendo in una città maggiore, ho sia la possibilità di avere le mura, come Dio comanda essenzialmente, anche se anche le città minori hanno delle mura, però diciamo che per accedere in centro città non c'è, ci si può andare tranquillamente. In questo caso ci sono le mura come normali, mura belle, ci sono le torri anche quelle belle, e fra l'altro ho anche a disposizione una macchina d'assedio, appunto da mettere sulle mura, che però comunque sia, come ho già fatto vedere nel capitolo scorso, è una macchina d'assedio abbastanza pirla, che fa pochi danni, specialmente perché è molto imprecisa, e quindi non è che mi risolve la battaglia da sola. E in questo caso abbiamo visto che i ribelli quello che fanno è stato distruggermi una porzione, solo una piccola porzione delle mie mura, e non hanno distrutto le torri, non mi hanno distrutto la mia macchina d'assedio, e quindi essenzialmente io l'unica cosa che devo fare, beh, adesso sì, mi hanno distrutto la macchina d'assedio, però vabbè, ormai avevo quasi finito le munizioni anche, fra l'altro. Quindi quello che devo fare è semplicemente difendere quella piccola porzione di mura. E quindi, diciamo, questa è una cosa che mi avvantaggia moltissimo, dato che io, per certi aspetti, sono nettamente in minoranza. Non dico nettamente, però sono in minoranza numerica. E fra l'altro loro hanno anche a disposizione una unità di picchieri. I picchieri sono molto forti, soprattutto in difesa, però in questo caso sono in attacco. Però comunque sì, sono molto forti perché ovviamente ti ingaggiano dalla relativa distanza, e quindi ti potrebbero fare i peggio danni. In questo caso, dovendo difendere una piccola porzione di mura, diciamo che mi sento abbastanza sicura. Perché sono diventato una zona tutta di colpo. Mi sento abbastanza sicuro. E fra l'altro, come vediamo, ho una unità di cavalleria, perché praticamente tutte quante le mie città hanno come guarnigione un'unità di cavalleria, quindi la cavalleria c'è sempre. Un'unità di cavalleria, stavo dicendo, che ho posizionato al di fuori della mia città e che si sta preparando ad intervenire in battaglia proprio in questi istanti qui. Infatti la cavalleria la faccio intervenire non subito, non l'ho fatto intervenire subito, perché prima ho voluto aspettare che la cavalleria nemica, prima di tutto ho voluto aspettare che la fanteria nemica ingaggiasse la mia fanteria. E poi ho voluto anche aspettare che la cavalleria nemica si autodistruggesse andandosi a schiantare contro le unità di fanteria. Perché se con la mia cavalleria avessi dovuto interagire, fra virgolette, con anche la cavalleria nemica, sarebbe stato un po' un casino, perché me l'avrebbero potuta mandare in fuga abbastanza facilmente, quindi un pochino mi sarebbe dispiaciuto. Ad ogni modo, come ho fatto vedere ormai anche nella battaglia, nell'assedio del capitolo scorso, con la mia cavalleria che inizialmente l'ho fatta spawnare inizialmente fuori dalla città, vado ovviamente a prendere un pochino gli arcieri, che in questo caso mi stanno dando più un bel po' fastidio, visto che mi tiravano le frecce quelle cattive, e con la speranza essenzialmente di mandarli in fuga molto velocemente. E fra l'altro qui ritorna lo stesso problema di cui vi parlavo sempre nell'assedio dello scorso capitolo, ossia il fatto che le torri sono stra mega forti, però la cosa brutta appunto delle torri è il fatto che ti possono fare le team kill quelle belle. Infatti, e cioè a maggior ragione è vero per quanto riguarda la cavalleria, che essenzialmente i cavalieri sono un bersaglio bello grosso. E per questo motivo sarebbe da magari evitare di caricare i cavalieri, gli arcieri come ho fatto in questo caso, cioè gli arcieri, i tiratori come ho fatto in questo caso, proprio al di sotto di una mia torre, perché buona parte delle kill che fa appunto la torre in realtà sono appunto team kill. In questo caso però l'ho fatto e pace ame, ci sta. Anche perché alla fine i tiratori sono andati in fuga abbastanza facilmente, e quindi problema risolto da questo punto di vista. Il problema, ad ogni modo, anche bisogna dire che li avevo caricati anche perché la mia cavalleria era abbastanza sana, non aveva mica subito troppe perdite, quindi avevo la speranza di riuscire a farla arrivare fino a fine battaglia. Così è stato, infatti
ho sconfitto completamente i separatisti, quindi si conclude qui la guerra civile, però in ogni caso qui vediamo che mi stanno spawnando mille altre ribellioni. Però, come detto, nella Magneto Time c'è un altro grosso problema, ossia, come vediamo qui, gli Ebdanimi sono sbarcati appunto in Gallia, e questo è un grande problema, un grandissimo problema, anche perché da quelle parti lì ho solo questa armata molto piccola, formata dal generale e da un'altra unità, e basta, che quindi essenzialmente non è che possono fare grandi cose, perché si parla di un esercito nemico molto molto grosso, che quindi potrebbe farmi il culo a fette. Fra l'altro qui ogni tanto faccio vedere anche l'albero genealogico, visto che più di qualcuno mi chiede di far vedere un po' l'economia, un po' la gestione del proprio impero, eccetera. Per quanto riguarda l'albero genealogico, l'unica cosa che faccio essenzialmente è continuare a dare cariche ai miei generali, fra l'altro anche cerco quando posso di aumentarli anche di grado. Vorrei favorire un pochino i miei familiari da questo punto di vista, però attualmente la mia famiglia è molto ridotta e quindi non posso fare granché, anche perché il mio imperatore è minorenne, tra virgolette, quindi non può prendere nessuna carica. Vediamo anche qui che sto cercando di sistemare un pochino la mia tecnologia. La tecnologia, io sono molto indeciso se portare avanti quella civile o quella militare. Attualmente le porto avanti entrambe. E adesso, proprio in questo istante, sto cercando essenzialmente di portare avanti quella militare per cercare di non avere più problemi per quanto riguarda la... non mi viene, come si chiama? L'integrità, che qualche problemino ogni tanto da questo punto di vista ce l'ho e devo sistemarlo. Qui vediamo fra l'altro che gli Ibdani, che poco fa mi erano sbarcati in Gallia, durante il cambio turno cominciano a rompermi un pochino le scatole, visto che mi assediano una città minore. Questa battaglia è persa al 100%, visto che in città non ho nessuna armata e l'unica unità in difesa sono unità di guarnigione, e l'esercito nemico è un'armata molto grande, quindi mi spacca il culo come quando vuole. Tuttavia questa battaglia la risolvo in tempo reale, perché l'unico obiettivo di questo scontro, essenzialmente giustamente, è quello appunto di fare più danni possibili sull'armata nemica, in modo da poterla magari in una seconda battaglia farla fuori molto facilmente. Anche perché in questo caso bisogna ricordarsi che se gli Ebdani non vincono questa battaglia, però non conquistano la città ma la saccheggiano e basta, bisogna ricordarsi il fatto che c'è la possibilità, quindi essenzialmente, che non possono più reintegrare le proprie unità, e quindi tutti quanti i danni che gli faccio adesso rimarranno nei secoli dei secoli, amen, e quindi diciamo potrebbe tornarmi a mio vantaggio anche più in là nel tempo, sempre che loro non reclutino magari dei mercenari, anche se comunque sia, se non erro, loro devono avere 20 unità e quindi non possono più reclutare mercenari, a meno che io appunto non li uccida completamente una loro qualche unità, cosa che però è abbastanza difficile da fare, però è un pochino anche il mio obiettivo. In ogni caso, durante la battaglia, durante lo scontro, io sto tantissimo in difesa. Anche in questo caso la mia cavalleria è essenziale per cercare eventualmente di andare a prendere qualche unità nemica in fuga, in modo da poter uccidere il maggior numero di Ebdani possibili. E fra l'altro magari la cavalleria, un altro scopo molto importante della cavalleria sarebbe quello di andare a caricare gli arcieri, o comunque sia i tiratori che sono un po' in giro. Una possibile tattica diversa rispetto a quella che sto mettendo in campo adesso sarebbe stata quella di posizionarmi in difesa sotto una torre, in modo da poter essenzialmente usufruire anche delle frecce infuocate appunto della torre stessa. Il problema, non l'ho fatto così sia perché i nemici mi stavano attaccando un po' da tutte quante le direzioni, e quindi in ogni caso sarebbero riusciti a entrare molto facilmente in centro città prendendomelo, anche se comunque sia questa battaglia non viene vinta a punti. E poi comunque sia c'è anche il fatto che molte delle kill che vanno che una torre fa sono spesso e volentieri delle team kill, e la cosa un pochino mi preoccupa. In questo caso però bisogna anche vedere il fatto che
c'è comunque sia un attore che più o meno sta, tutte quante le torri sono state distrutte, tranne una che comunque sia sta facendo qualche bel danno, qualche danno bello cazzuto sulle unità nemiche. Quindi da questo punto di vista sono anche abbastanza contento. Io in ogni modo, se da una parte io vediamo che le unità che ho a disposizione sono un'unità di spadaccini, anzi due unità di spadaccini, un'unità di lancieri, fra cui c'è anche il mio generale, e la cavalleria. Per l'unica unità di, sulla quale posso effettivamente fare affidamento è questa qui, che è un'unità di spadaccini, non dico forte, però abbastanza gagliarda. La mia seconda unità di spadaccini sono degli esploratori, che quindi possono anche correre molto velocemente come abilità speciale, però non sono poi così tanto forti. E poi ci sono i lancieri, che sono forti contro la cavalleria, però per quanto riguarda le altre unità nemiche, per quanto riguarda la mischia contro l'altra fanteria, non è che possono fare le grandi cose, e quindi essenzialmente non è che posso farci molto affidamento. E quindi nulla, la battaglia bene o male prosegue con la mia cavalleria, continuo a qui intanto ho sbagliato clamorosamente, visto che ho caricato con la mia cavalleria i lancieri nemici, e quindi un pochino mi dispiace questa cosa. La battaglia, come detto, prosegue da questa parte qui c'è la torre che un pochino mi aiuta, anche se non poi così tanto, visto che è molto imprecisa e quindi diciamo che non è che fa tante kill, e quindi non è che posso fare solamente affidamento sulla torre da questo punto di vista. E fra l'altro c'è anche il fatto, c'è da considerare il fatto che stanno cominciando a bruciare un pochino gli edifici all'interno appunto della mia città, e vi ricordo che mano a mano che l'incendio aumenta, mano a mano che la propria città si distrugge, quello che succede è che le statistiche dei miei ometti, o meglio di chi sta in difesa, cominciano a diminuire. Diminuisce l'attacco corpo a corpo, la difesa in corpo a corpo e anche il morale, e quindi essenzialmente è meglio se non ci fossero incendi da questo punto di vista, però ci sono stati. E anche perché l'incendio è un incendio dinamico, come è stato detto quando è stato annunciato appunto tutto l'Oratila, e quindi si allarga sempre più nella mappa, finché appunto ci sono case da bruciare. Quindi perdo questo assedio, mi dispiace tantissimo, però i bei danni sull'armata nemica li ho fatti, quindi da questo punto di vista non posso che essere contento. Io vi ringrazio di tutto, vi ringrazio dei mi piace, delle visualizzazioni, dei non mi piace, dei commenti che dovete fare assolutamente, e noi ci vediamo molto e molto presto! A tempo perso, mi raccomando, continuate a seguirmi andando nelle mie pagine Facebook, Google+, Twitter, e lasciate un bel mi piace.